non so perché è venuto a trovarvi qualcuno che ha qualcosa da dirvi. Oh, Fiorentina! Non lo so perché. Cosa arrivi? Buongiorno Flavio. C'è poco da dire. C'è poco da dire. Stiamo morendo. Perché? Perché con tutto l'amore e la simpatia per i napoletani Ne tiene parecchio tu di amore hanno fatto un miracolo grazie a Spalletti, un fenomeno, Giuntoli un fenomeno, andati via loro, il presidente ha preso in mano la situazione, questo è il risultato: squadra che non fa tre passaggi di seguito, giocatori incazzati, Kvara che manda a fanculo l'allenatore, Osimhen che non saluta nessuno, che... Questo è il Napoli di De Laurentiis, bentornata alla normalità. Siamo tutti. No. Allora ha ragione Flavio, però ha fatto quando ha detto che sta godendo, perché quando il Napoli si è tolto le cuffie, Claudio. È da circa 20 minuti che volevo dire una cosa, ma se fate parlare tutti, ma veramente tutti fate parlare, ecco, voglio sottolineare questa cosa. Poi va a finire che io veramente dovrò dire per l'ennesima volta: avete chiuso l'acqua e il gas, perché poi non tengo più niente da ricere, perché già stanno dicendo cosa tutti vuole dire a Flavio? No, a Flavio che gli voglio dire? Assolutamente niente, le parole vanno pesate dalla bocca da cui escono, no. Quindi io in questo momento non dico niente, perché lui fa una premessa dicendo: con tutto l'amore che ho per i napoletani, comunque questa è la quando non ha trovato mai Napoli una parola a favore dei napoletani. Quindi io volevo parlare del caso Osimhen, volevo parlare del caso Osimhen prima che si chiudesse tutto, perché poi dovete andare sui pronostici e quant'altro. No, perdonami Flavio, sono stato 20 minuti zitto, fammi dire questa cosa, tu mo stai entrando, permettimi almeno di dire questa cosa. Io penso che ci siano tempi e modi per poter dire qualsiasi, no, ma non è nei confronti di Flavio, ho capito, dica però. Ci sono tempi e modi per dire qualsiasi cosa. Osimhen ha sbagliato tempi e modi, e se prima lui pretendeva le scuse da parte della società per quel video, che è un video stupido come l'avete detto più di una volta, ora è la società che deve pretendere le scuse per quello che ha fatto ai compagni, perché lui è caduto ancora più in basso passando davanti ai compagni e non salutato. Lui deve pretendere, ora è lui che deve chiedere scusa se vuole vestire di nuovo la maglia del Napoli, se no manco più la fotografia sa da fare con la maglia del Napoli, che in passato abbiamo fatto a meno di persone come Mertens, come Higuain, come Cavani, eccetera, 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 eccetera. Ne faremo a meno anche di Osimhen, per quanto mi dispiace, perché io lo considero uno degli attaccanti più forti d'Europa. Chiusa parentesi. Vai, ma... Stiamo godendo a sentire queste parole. C'è poco da dire. Allora, tanto l'anno prossimo... Mettete Flavio l'anno batterà la Fiorentina tra due partite. Io quello che vi voglio dire, mi raccomando, non esonerate Garcia prima dell'8 ottobre. Bravo, una speranza abbiamo di strappare un pareggio a Napoli, perché di quello si parla. Ah, ma come piangi? Hai allagato le mani. E meno male che eravamo noi napoletani, stiamo mettendo le mani avanti. Non esonerate, mi raccomando, l'atto. Essere uno degli acquisti migliori dell'anno. Sembrano quelle galline che si attaccano al coso, ragazzi. Cioè, io vedo gente che si attacca, Osimhen è qua, quello è colpa di quell'altro, è quello di colpa di qua. Ragazzi, sono i sordi sempre in mezzo, ragazzi. Pure parlate, sempre i sordi, ragazzi. Noi le chiacchieriamo dei cazzo. Ragazzi, sempre i soldi. Oh. Tanto l'anno prossimo, con nella panchina del Napoli siederà, secondo me, Vincenzo Italiano e risolverà i problemi del Napoli.